You ass! Come here, ass! Fuck! E ora la nostra rubrica di salute con Ippolito Germer. La peste bubbonica, la lebbra multiforme, il colera, la rogna, queste le auguriamo tutte a voi. Noi invece oggi parleremo di uno studio rivoluzionario che permette di dimezzare la durata della nostra vita. E lo faremo col dottor Matusalem, che è qui con noi, per capire se questo metodo funziona oppure è l'ennesima cazzata. Dottore. Effettivamente è un metodo rivoluzionario. Come avete visto, grazie a questo semplice sistema si può raddoppiare la durata della nostra vita. Grazie, dottore. Grazie a lei. E buone malattie a tutti. La ricerca medica continua a far passi da gigante, ma le malattie le tengono testa e si evolvono continuamente. Ce ne parla Ippolito Germer. Come si tolgono le unghie incallite? L'ammasso di verruche è curabile? E il catarro che cosa vuole da noi? Queste ve le rispondete voi. Noi invece oggi parleremo di una patologia molto grave e lo faremo con il signor Giorgio Poveracci. Buongiorno Ippolito. Vuole spiegare al mondo in cosa consiste la sua patologia? Io soffro di attacchi di pane, purtroppo. Attacchi di pane? E cosa vuol dire? Che ogni tanto mi colpiscono dei pane. Aia, aia. Vede, signore, come faccio? Non ci posso fare niente. È più forte di me. È una cosa brutta, veramente. Guarda, madonna mia. Ma le capita spesso? Quando le succede di norma? Quando sono emozionato o agitato come ora. Aia, aia. Niente, vede, non riesce. Niente, più forte, niente. Non ci riesco, più forte di me. Vediamo un contributo della sua vita, allora. Abbiamo visto come la sua vita, signor Poveracci, è stata terribilmente segnata da questa patologia. Ma adesso, grazie ai laboratori Nicidial, abbiamo trovato una soluzione che le cambierà la vita. Ma veramente? Facciamo entrare i morti di fame. Ecco qua. Chi sono questi? Dio mio, chi sono? Grazie alla loro fame arretrata, questi tre straccioni la proteggeranno e la seguiranno giorno e notte. E se mangeranno tutti i pani che le arriveranno. Ma adesso dove le metto? A casa è piccolo, su un piccolo monolocale. Questi adesso sono fatti suoi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Pure a me mi è arrivato il pane, non ho capito come mai. Eccezionale parto all'ospedale Fate Bene Gemelli di Milano, dove una donna di 93 anni ha partorito un pargolo. Il servizio di Ippolito Germer. Pesa 63 kg e gode già di ottima malferma salute. Il cucciolo di vecchio, nato proprio la settimana scorsa dalla signora Anna Decrepiti. Signora, come ci si sente ad essere diventata genitrice alla sua veranda età? Sono felice. Il vecchino che ha scatarra e ha messo pure la prima dentiera. E lei, signor Decrepiti, è felice? Devo lavare la lavatrice? Ma perché piange? Vuole dell'altro semolino? No, ce l'ho dato due volte, ma sono i primi sintomi dell'Alzheimer. L'Alzheimer? Dai, dai, che ti porto a vedere i cantieri, dai. Cosa è successo? Il suo primo ictus. Bene, intanto allora che la morte fa il suo corso, io mi vado a fare un giro nel reparto malattie infettive. Dall'ospedale Fate Bene Gemelli è tutto e buone malattie. Grazie. La nostra salute ci sta molto a cuore e a ricordarci quanto sia minacciata dalle malattie c'è Ippolito Germer. Ippolito! La caduta dei capezzoli, una patologia sempre più diffusa nel nostro paese. Ce ne parla oggi il professor Serramanico dell'ospedale Fate Bere i Fratelli di Roma. Professore, in cosa consiste questa malattia? Si tratta di una patologia che comporta essenzialmente la perdita di entrambi i capezzoli.
colpisce prevalentemente gli uomini oltre la trentina e può comportare perdita di autostima, insicurezza e suicidio. E quali sono le cause di questa malattia? I fattori scatenanti, oltre a quelli genetici, sono essenzialmente due: il cambio di stagione e lo stress. Bene, professore, ma esiste una cura per la caduta dei capezzoli? Attualmente l'unica cura efficace è il trapianto. Si spieghi meglio. Si prelevano i capezzoli da un soggetto donatore e successivamente si impiantano sul petto del paziente mediante un intervento chirurgico. Per verificare meglio l'efficacia di questo rimedio, abbiamo qui con noi Ugo, un trapiantato di capezzoli. Ugo, come si sente con i suoi nuovi capezzoli? È felice? Sì, molto. Finalmente adesso la mattina posso guardarmi allo specchio e mettermi le mani tra i capezzoli. Bene, intanto che il nostro Ugo si arrapa, io vi do appuntamento alla prossima puntata e auguro buone malattie a tutti. Ed ora è il momento della nostra immancabile rubrica di Malanni con Ippolito Germer. Le vene vanitose, lo scorbutico, i peni superflui, queste alcune delle malattie in uscita questo mese. Ma noi invece oggi parleremo di un caso grave di distrazione e lo faremo col signor Fabrizio Pregnola. Fabrizio, ci spieghi qual è il suo problema? Sono una persona molto distratta, perdo tutto. Le chiavi di casa, il portafoglio, gli occhiali e il mese scorso ho perso anche l'uso delle gambe. E che cosa è successo in seguito a questo avvenimento? Il problema è che l'uso delle mie gambe l'ha trovato un mio conoscente. Ecco, allora vediamo in queste immagini quali sono i disagi che comporta questa patologia. Beh, noi siamo delle persone un po' diverse. Io, ad esempio, la mattina mi alzo tardi, mentre quello subito va a correre con la bicicletta. Oh, che palle ancora una volta, madonna! Oppure quando ho rotto quattro costole a mia moglie. Amore, sei giocata? Sì. Quando mi sono rotto il naso in bagno. Bene, come abbiamo visto, la distrazione è una malattia grave. Noi ringraziamo il signor Fabrizio e vi diamo appuntamento alla prossima malattia. Ecco qua, lo sapevo. Che succede? Lo sapevo. Mi aveva detto che andava al cinema, ma... E invece si starà facendo qualcos'altro. Buone malattie a tutti. E continua il nostro viaggio attraverso le malattie con Ippolito Germer. Sentiamo cosa ci propina oggi. I pazzi. Chi sono i pazzi? L'avete mai visto uno pazzo? Da dove provengono questi pazzi? E soprattutto dove vanno? Ne parliamo col dottor Castrazozza. Buongiorno Ippolito. Dottore, i pazzi. La pazzia è una cosa che succede dentro la testa e che fa prim, prum, pram e ti fa fare delle cose strane, pericolose per il pazzo e per chi gli sta intorno. Ma chi meglio di un pazzo ci può dire, spiegare che cosa significa essere pazzo? E allora facciamo entrare un paziente affetto da pazzia. Prego. Buongiorno. In cosa consiste il suo disturbo? Beh, diciamo che io sono affetto da un disturbo bipolare che mi porta alcune volte ad avere dei comportamenti diversi da quelli della mia quotidiana personalità. Quindi lei ammette di essere pazzo? No! Non sono pazzo! No! No! Non sono un pazzo, hai capito? Aiuto! Non sono pazzo! Ma questo è un pazzo! Aiuto! È uno pazzo! Portatelo via, è un pazzo! Lasciatemi! Ma chi l'ha chiamato? Lei l'ha chiamato. E allora vi do appuntamento alla prossima puntata e io vi auguro buone pazzie a tutti. E ora la nostra rubrica con Ippolito Germer.
la rogna selvatica, il vomito del tennista, la lebbra del sabato sera. Queste solo alcune delle malattie che continuano ad allietare le nostre vite. Ma oggi parleremo di una patologia molto grave che colpisce un italiano su uno, la vecchiaia. E lo faremo col dottor cardiovascolari. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, che cos'è la vecchiaia? La vecchiaia è la degenerazione cellulare dovuta al trascorrere del tempo. Si spieghi meglio. Beh, quando incominci ad assomigliare a tuo nonno. Ah, e dottore, quali sono i sintomi principali di questa patologia? Attrazione verso il semolino, voglia di visitare i cantieri per le strade, desiderio di indossare vestiti orribili. E esistono dei metodi per sconfiggere questa malattia? Beh, sì, ce ne sono principalmente due. La morte, che pone fine all'esistenza, dunque anche alla vecchiaia, e la non nascita. Questa è da preferirsi in quanto prevenire è meglio che curare. E il lifting? Non c'entra un cazzo. Bene, allora state alla larga dalla nascita o se preferite sparatevi una bella fucilata sulla capoccia. Io ringrazio il dottore. A lei. E io do appuntamento alla prossima malattia.